Beh, le strategie di marketing si dividono sostanzialmente in due, cioè il marketing strategico, che è quello che fai pensando dove vorresti che il marchio fosse fra 5-10 anni, e quindi diciamo un po' stabilire una rotta di lungo periodo. E poi c'è il marketing tattico, l'operativo, che naturalmente deve stare insieme a quello strategico, deve andare di supporto a quello strategico. E sono strategie completamente diverse da marchio a marchio. Il fil rouge, diciamo, il minimo comune denominatore di questa strategia, soprattutto partendo da dei marchi falliti che quindi non sono più sul mercato, è andare a prendere la storia vera, quella che appunto si chiama in inglese la romance oppure la narrazione, e proprio comprando dei marchi storici veri si può ricominciare tranquillamente da dove i marchi avevano finito quando erano di successo. E gli influencer che hanno interpretato la nostra strategia di marketing correttamente, non perché l'abbiano fatto scolasticamente, ma perché per combinazione ci si trovavano, sono stati molto importanti per alcuni dei nostri brand, in particolare Superga, un po' Kwai, adesso anche molto Kappa, ma ecco, l'influencer è uno di quegli aspetti di marketing operativo, non è marketing strategico, non è che puoi fare diciamo una strategia per un brand basata sugli influencer, perché costruiresti il marchio dell'influencer, ci pensa Chiara Ferragni per i cavoli suoi a farsi il suo marchio, a fare i suoi milioni di fatturato, però all'inizio la Chiara è stata un grande influencer per noi della Superga. Credo che sia importante che io riesca, almeno ci provi, a trasferire ai giovani il fatto che quando qualcuno mi chiede, ho 61 anni, qual è stata la più grande fortuna della mia vita, gli rispondo di fare a 61 anni il mestiere che sognavo di fare quando ne avevo 15. Che è un mestiere bellissimo, che secondo me è anche molto etico, che è fare l'imprenditore, collaborare all'economia e quindi direttamente al bene pubblico. E quindi uno ci prova, io glielo dico, poi bisogna vedere cosa succede.